Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui finalmente tornati con un altro video sui pronostici. Oggi con il pronostico della Liga Santander. Dopo aver fatto quello della Liganna e quello della Bundesliga che è uscito ieri per voi. Oggi per me. Ed avete visto che probabilmente è uscito un po' più tardi quello della Bundesliga, purtroppo per problemi di connessione vari, quindi ho dovuto appunto posticiparlo. Comunque ragazzi, detto questo, i posizionamenti sono uguali a quelli che della Ligan, le modalità sono uguali a quelle della Ligan. Appunto, e le altre sono e i piazzamenti sono uguali a quelli della Bundesliga. Quindi andatevi a recuperare tutti e due i video, li trovate in descrizione o nella i in alto a sinistra, che è di qua per voi. E quindi cosa prendi là? Ma è di qua per voi, qua in teoria. Comunque, io direi di iniziare. Avete capito che appunto i piazzamenti sono quelli della Ligan. Quindi iniziamo tra pochissimo dalla 20ª alla 15ª posizione. Dai! Eccoci qua ragazzi, siamo qui per elencare le ultime 5 posizioni della classifica per poi andare, diciamo, andiamo in ordine da decrescente a crescente. Avete capito? Partiamo subito, mi metto più a destra per voi e a me a sinistra. E vi elenco subito la 20ª posizione, dove troviamo il Rayo Vallecano. Trovate il logo qui. Il Rayo Vallecano, una squadra abbastanza che appunto è venuta quest'anno in Liga Santander e secondo me ritornerà di nuovo perché ha poca esperienza e gli è mancato alla fine, gli manca l'esperienza e secondo me retrocederà. Andiamo un po' veloce perché devo elencarvi tutte, se no il video diventa di 20 minuti e non è molto bello. 19ª posizione, troviamo l'Elche, squadra che è stata promossa l'anno scorso, che nel campionato 19-20 è arrivata prima in Liga Smart Bank. No, scusate, è arrivata sesta, mi pare, in Liga Smart Bank. Quest'anno secondo me retrocederà perché l'anno scorso è arrivata a 2 punti. Dalla 18esima, è arrivata 17esima l'anno scorso, quindi secondo me retrocederà. 18esima posizione troviamo il Mallorca, squadra appunto che è venuta quest'anno dalla Liga Smart Bank, quindi dalla seconda liga, diciamo, se vogliamo chiamarla. E comunque, squadra sì, molto interessante, ma non per stare in liga, secondo me. Ci sono altre squadre più attrezzate. Passiamo alla 17esima posizione, dove troviamo l'Alaves, che è arrivato l'anno scorso, è arrivata 16esima, e quest'anno arriva 17esima, perché secondo me il prossimo anno retrocederà. Non lo so. Ragazzi, secondo me l'Alaves ha ancora un passo in più rispetto al Mallorca, all'Elche e al Rayo Vallecano, perché è una squadra molto più attrezzata rispetto a loro e secondo me c'è poco lavoro da fare per l'Alaves, perché lo suo obiettivo è sempre lo stesso, salvarsi. 16ª posizione troviamo la prima sorpresa, diciamo in negativo del campionato, vale a dire il Valencia. Guarda che sta fallendo piano piano a livello societario, purtroppo i fondi, se non è ancora arrivato un compratore purtroppo in pandemia e quindi il Valencia è quasi in procinto di retrocedere a causa della sua situazione economica. A me dispiace tantissimo, ma in bordalas io non credo proprio che
rifarà nascere il Valencia. Anzi, peggiorerà la sua situazione. Ci vuole qualcuno che vada lì a fare l'uomo spogliatoio, l'allenatore da spogliatoio, e qualcuno che si dica: ragazzi, dobbiamo provare a vincere qualche partita in più. Ultima squadra che elenco, vale a dire il 15° posto, Espanyol. Squadra neopromossa quest'anno, che a livello di rosa è veramente sulla carta, è veramente una delle squadre più promettenti che salgono quest'anno. E secondo me in attacco potrebbe fare tantissimo bene l'Espagnol con Puado, De Tomás e tanti altri talenti che sicuramente anche in difesa non scherzano, ma hanno sicuramente la situazione, non dico in tasca, ma la salvezza in tasca, ma quasi. Bene, ragazzi, tra poco andiamo dalla 14ª alla 10ª posizione. Quindi tra pochissimo, e noi tra pochissimo ci vediamo con la quattordicesima, diciamo la qu dico la 14ª, la decima. Eccoci qua subito con le posizioni dalla 14 alla 10, alla 10, e andrei molto veloce. Alla 14ª posizione troviamo il Getafe, che l'anno scorso aveva Bordalás come allenatore. Quest'anno sinceramente non so che allenatore ha. Adesso provo a cercare, ragazzi, vediamo se lo trovo. Comunque, il Getafe è una squadra secondo me che può essere molto interessante. Assolutamente. Squadra che si è un po' depotenziata, ma comunque con Dal Soria, i vari Mauro Arambarri, Vitolo, Cucurella, ha bisogno di, diciamo, una bella botta di salute, ecco. Ha bisogno di una botta di salute e sicuramente potrebbe dargliela un altro allenatore oltre a Bordalás. Adesso non trovo chi è l'allenatore del Getafe. Proviamo. Comunque, passiamo alla prossima e poi ve lo dico. Alla 13ª posizione troviamo il Cadice, squadra che l'anno scorso è stata appunto promossa l'anno scorso. Non quest'anno, l'anno scorso nel campionato 19-20 è stata promossa. Il Getafe è allenato da Mikel José Miguel González Martín del Campo, che non so chi sia assolutamente. Comunque, allora, dicevo, il Cadice è una squadra molto interessante, che ha un allenatore come italiano, assolutamente. Quando perde poi quell'allenatore, secondo me farà male, secondo me, e retrocederà quando perderà quell'allenatore lì. Piccolo spoiler sulla pronostico di Serie A. 12ª posizione troviamo il Levante, che si aggira intorno a quelle posizioni ogni anno. L'anno scorso è arrivata 14ª, quest'anno secondo me arriverà 12ª. Sempre per la questione della decaduta del Valencia, e Levante scala delle posizioni importanti. Il Cadice scende piano piano perché comincia a essere una realtà un po', diciamo, brutta, e quindi comincia a essere, secondo me, un po' strana come realtà il Cadice, ma il Levante per questo scalerà un po' di posizione, arriverà in 12ª. 11ª posizione troviamo lo Sassuna, squadra sempre lì uguale, stesso discorso del Levante, che più o meno sta sempre su quel livello lì, e non, assolutamente non ci sono parole per cui descrivere il percorso che fa ogni anno lo Sassuna.
sufficiente ma non esplosivo. Ultima posizione che elenco, la decima, il Celta Vigo, quindi abbiamo finito praticamente la metà classifica e siamo arrivati al Celta Vigo, squadra con come punta di diamante c'è Iago Spas. E secondo me alterna il Celta Vigo, alterna degli anni in cui fa bene, delle stagioni in cui fa bene, alcune stagioni in cui fa, diciamo, sotto le aspettative. Ma secondo me può meritarsi un posto ancora in metà classifica, non retrocedendo e né mai salendo oltre quel livello lì. Comunque, ragazzi, tra poco vi elenco dal nono posto fino alla conference. Non fino al conference, fino al primo posto in Europa League. E appunto niente. Tra poco ve l'elenco. Eccoci qua, ragazzi, a elencare dalla nona alla sesta. Quindi elenchiamo due posti nelle coppe europee. Allora, nona posizione, Athletic Bilbao. Squadra allenata da Marcelino, molto interessante come squadra che tra qualche anno potrebbe meritarsi anche la conference, secondo me, ma ha ancora molto da imparare, sicuramente. Secondo me bisogna imparare molto da Emery, quindi a parer mio bisogna imparare molto da Emery e sicuramente Marcelino potrebbe imparare tanto da Emery, perché la squadra è buona quella dell'Athletic Bilbao. Ottava posizione troviamo il Granada che l'anno scorso è andata in Europa League ed è stata eliminata, mi pare, dal Manchester United, che poi è arrivata in finale perdendo ai rigori 10-11 contro il Villarreal, che poi dopo nomineremo dove la metterò. Comunque, squadra interessante, quando ha venduto Rui Silva secondo me ci sta e l'ha rimpiazzato bene con assolutamente bene, quindi che dire. Spero per loro che facciano la stagione che hanno fatto l'anno scorso, più o meno. Settimo posto, quindi Conference League, troviamo il Betis Siviglia che affronta con un'altra squadra di recente. In un'amichevole finita malissimo, Betis Roma sto parlando, sempre squadra di conference la Roma, e secondo me sì, il Betis si farà la conference, ma non mi sentirei di dire che farà così bene come l'ha fatto l'anno scorso. Nel senso, nell'anno che deve ancora trascorrere, farà l'Europa League. Nell'anno che deve, secondo me, arrivare, nella stagione che deve arrivare, arriverà in conference, secondo me. Sesta posizione, quindi Europa League. Troviamo la Real Sociedad, che è squadra interessante. Con Isaac, più che altro il fattore è se sarà venderà Isaac o meno. Comunque, squadra sempre interessante anche se venderà Isaac. E secondo me, anche se venderà i giocatori un po' importanti, rimarrà sempre un'ossatura buona, che è quella della Real Sociedad, veramente interessante. Is muy interessante. Quindi, ragazzi, tra poco parliamo delle posizioni più appetitose della Liga. Attenzione alle sorprese, ragazzi, attenzione, una sorpresa gigante, gigante. Tra poco lo scoprirete qual è, secondo me, la sorpresa in negativo, sempre, della Liga Santander. E niente, tra poco lo saprete. Eccoci, ragazzi, all'ultima parte, quella conclusiva, quindi quella che avrà le ultime 5 posizioni, la vittoria della Liga Spagnola e l'altro. Allora, inizierei subito parlando della quinta posizione, dove troviamo una delle squadre che tifo e spero che faccia bene. Vuol dire il Villarreal, ragazzi, il Villarreal di Unai Emery, che secondo me ha le carte buone per
andrei a posizionarsi sempre in quinta posizione facendosi l'Europa League, sì, ma avendo sempre le carte in regola per vincerle e andare sempre in Champions League. Poi tutto dipenderà dal cammino in Champions League e appunto da dove arriverà più o meno. Perché se arriverà in Europa League, secondo me un altro anno di Europa League se la potrebbe fare sicuramente. E perché no? Forse non azzarderei la Champions, ma non ho ancora le carte da Champions, secondo me. Tra l'altro, oggi che sto registrando questo video, voi sapete già come è andata a finire la Supercoppa Europea. Io stasera io tiferò Villarreal. E niente, si spera. Quarta posizione, troviamo la sorpresa in negativo che vi ho appena citato pochi secondi fa, vale a dire il Barcellona. E lo dico così, ma è una sorpresa in negativo il Barcellona. Eh sì, è il Barça. Secondo me andrà in decadenza. Il Barça secondo me andrà giù. Giù in classifica, diciamo pesante per le sue capacità, ma che gli devi dire al Barça? Purtroppo perde Messi, ci sarà un malumore un po' nello spogliatoio e secondo me quello potrebbe fare la differenza. Comunque, terza posizione troviamo il Siviglia. Perché? E voi mi chiederete perché Siviglia davanti? Perché Siviglia davanti? Perché Siviglia è una squadra di cacca, che a me non piace per niente, e fatemelo dire perché lo sapete già perché, e lo sapete già perché, per una brutta stagione fatta, nel senso, per una brutta stagione che era da incorniciare, l'ha fatta diventare brutta, voi sapete come mai e di cosa mi sto riferendo. Comunque Siviglia arriverà terza perché è una squadra di cacca, quindi deve assolutamente arrivare terza. Perché è una bella squadra, ma i giocatori li ha bene. Li ha buoni. Seconda posizione, Real Madrid. Ancelotti. Quanto tesse ama. Tesse ama Ancelotti. Nonostante tutto, perderà i suoi due centrali. Il Real, secondo me, farà molto meglio del Barcellona per una questione semplicemente, diciamo, di giocatori. Individualmente, secondo me, il Real è ancora più forte di Barcellona oggi. Poi, vabbè, si gioca di squadra, ma il Real, secondo me, Ancelotti farà giocare bene i suoi rinforzi e i suoi giocatori. Lì però li farà ancora giocare ancora meglio l'Atletico Madrid, che vincerà la Liga Spagnola per la seconda volta, secondo me. Si è rinforzata bene con De Paul, assolutamente non ha perso d'animo con Suarez. Suarez secondo me si merita ancora una coppa e sicuramente un anno ancora lì davanti se lo può fare l'Atletico Madrid, non perdendo mai d'animo e mettendoci la grinta che ha Simeone. Poi vabbè, ognuno può criticare il gioco di Simeone, ma Simeone è un grande allenatore e io lo vorrei all'Inter, ma è lì, quindi lasciamolo dov'è. Comunque ragazzi, chiudiamo la classifica, oggi la chiudo così tanto. Comunque, chiusa. Bene ragazzi, siamo arrivati all'outro del video. Io spero che vi sia piaciuto, ci vediamo domani con quella della Premier League, pronostico, che è l'ultimo che esce, poi ci vediamo il 21, quindi tra 8 giorni, io pre-registrerò il video, ma voi lo vedrete in poco tempo, ma lo vedrete. Comunque, detto questo ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Beh ragazzi!